Veidom Aaron, dice il versetto nella Torah. Aaron, fratello di Mosè, si è bloccato, ha perso la parola e non sapeva più esprimere nemmeno un piccolo pensiero. Quando aveva perso i suoi due figli, Nadav Avihu. E come mai? Lui, Aaron, che abbiamo appena letto nella parasha di ieri, quando Hashem si è rivelato a Mosè davanti al roveto e voleva mandarlo a parlare al faraone per far uscire Bene Israel dall'Egitto, Mosè non ha voluto andare dicendo che ha la lingua pesante, così dice la Torah. Allora Hashem gli dice: c'è Aaron tuo fratello, so che parla bene. Vuol dire che la parlatina non gli mancava, non mancava Aaron. E perché allora vedo Aaron? Perché è stato zitto in quel momento? In effetti, in un momento come questo, particolarmente triste, quando si perde un parente, la persona tace. Tutta emozionata, le manca la parola. Ha paura di pronunciare il nome del defunto per non scoppiare in lacrime. E sarebbe il mio caso, credetemi. Vuol parlare delle sue qualità e le sue buone azioni? Idem, può cadere nell'errore quando dice delle cose in più o magari delle cose in meno. Bene, in generale è così, ma nel mio caso non lo è, come ho detto, tranne trattenermi dall'emozione. Parlare di mio fratello Ibrahim Zichron al-Bracha, c'è tanto, tanto da dire. Come si dice, Ichre Azeman Vehemma Lo Ichlu, il tempo che ho a disposizione finirà, ma l'elenco in mano rimarrà al suo inizio con le sue qualità. Ad ogni modo, Isaac mio fratello ne ha detto abbastanza, ma dico io anche, basta riferire le varie testimonianze sentite in questi giorni del Shiva dalla gente che l'ha conosciuto, cose che sapevo, altre che sentivo per la prima volta. Ma ad ogni modo sono sicuro che tutto ciò che ho sentito era vero. Una cosa bella che ho sentito in questi giorni, quando è arrivato Nuri a Milano, ha voluto studiare a leggere la Torah. Ha detto a Isaac, mio fratello, chiedi a Ibrahim, può dedicarmi qualche minuto del suo tempo per sentire come leggo? Ibrahim, che non rifiuta mai di dire sì a una richiesta del genere, senz'altro la sua risposta fu ok. Ma povero Nuri ha trovato un maestro molto severo, non accetta una pronuncia che non sia chiara al 100%, una parola che non è scandita bene, neanche il minimo errore di Tamim. Isaac si avvicina a Ibrahim e gli dice: Ibrahim, abbi pazienza, lui è ancora ai suoi primi passi, incoraggialo e col tempo vedrai che arriverà. Ibrahim gli risponde: non è vero, se comincia male continuerà male e finirà male. La lettura della Torah è una cosa seria, una cosa bella, molto bella, se fatta bene. Perciò il così così, metà metà, a lui non andava bene. Nell'occasione dovrei anch'io confermare in pubblico che la mia hazanut è dovuta a lui, sia le tefillot che la lettura della Torah, e in più tutte le halachot riguardanti la tefillah. Questa si dice
e quando e quell'altro non si dice eccetera eccetera. È vero che, come mi hanno consolato tanti amici o parenti dicendo che si è riposato, visto che da più di 2 anni che era malato, ma per me e per tutta la famiglia nostra è stata una vera perdita. Nashova Tov Talin Bezaroya Rashais. Con il permesso dei rabbini presenti, vorrei adesso fare qualche halakha di avlud o di momenti come questi, perché non sono halakhot, solite halakhot, che uno può dirli a qualsiasi momento, però vediamo attorno di noi qualche errore che il pubblico, o come si comporta magari non secondo l'alaha. E allora io ho voluto da tempo parlare di questo, ma non era l'occasione, non avevo la possibilità di parlare. Adesso ho voluto in questa occasione cogliere il momento, la possibilità di fare queste alaha. Prima di tutto bisogna sapere che le regole del lutto sono numerose, sono complicate e soprattutto contraddittorie. Auguro a tutti quanti di non avere a che fare a queste regole, ma se capita bisogna sapere rivolgersi a un competente in materia, ma mai a due, visto che ci sono 2 opinioni, 3 opinioni magari, eccetera eccetera. Se uno vado da 2 rabbini, da 3 rabbini eccetera, allora perdo la testa e tutti hanno ragione, però chi seguire? Questo sarebbe il problema. Ma mi rivolgo a un rabbino e quello che mi dice faccio e basta. Vi do qualche esempio. Allora si fa la domanda: Uno aver in lutto può fare Hazan nei 7 giorni di lutto nel Shiram? L'aver lo fa o non lo fa? Prima risposta: il Minhag libanese, anche tutti i paesi del Medio Oriente, dell'Oriente, Nord Africa, dicono di no, assolutamente. Seconda risposta: a casa dell'aver sì, al tempio no. Terza risposta: come no? Scelto di sì, perché dà nahat ruah al defunto. Allora abbiamo 3 risposte per un problema. Altro esempio: il Siddur Adin si fa dopo Minha o dopo Arvid? A Beirut il Minha era dopo Arvid, ultimamente dicono dopo Minha. Cosa faccio? Ma si può dire che tutte e due sono validi secondo i libri attuali di Alafo. Ancora un altro esempio: da noi libanesi era un minhag per un genitore di stare in lutto per 31 giorni. Ho cercato diversi libri, nessuno conferma questo. Minhag di tradizione, stiamo andando con quello che abbiamo sentito, imparato dai nostri padri, eccetera. Tutti i libri adesso di Halakhot dicono 30 giorni, che sia per un genitore o per un fratello. Come abbiamo visto, questi esempi sono per casi con più risposte. Ma qualche volta ci comportiamo secondo una tradizione tramandata e abbiamo ricevuto da padre in figlio, e ci sono anche minhagim che ci hanno trasmesso
che magari non hanno nessuna fonte alachica, però uno, per esempio, superstizioso continua a seguire, come per esempio andare o una volta in Bet Aave o tre volte, due mai. Allora uno che è venuto per la seconda volta cosa fa? Magari abitano quinto piano, sesto piano, scende le scale per salire ancora una volta per fare tre volte. Questa non esiste, esiste solo nel minhag, nella tradizione. Però se io faccio due volte non è che succede niente, succede qualcosa, perché non c'è un libro dove è scritto tre o uno, due mai. C'è per esempio quando uno va, diciamo, a seppellire un morto, non esce dal cimitero, o magari una visita al cimitero, non va a casa senza passare da un bar, prendere un caffè o magari qualcosa. Allora, se volete sapere, c'è la halakha che dice solo per l'aver. L'aver non deve tornare a casa se direttamente dal cimitero. Però da questa qua va, si è allargata, e allora tutti quanti, no, non si può, vieni prendere il caffè con me. Ad ogni modo, questi qua, anche se uno lo fa tre volte, due volte, questi qua, o caffè, non caffè, non guasta. Non è che, se sono anche se non sono superstizioso, perché mi hanno detto qualche volta, per la gente dove vai, la gente che è nella blu, nel lutto, magari lei è superstiziosa, se ti vedono che sei venuto due volte, pensa, papà, se arriverà qualcosa, mi capirà. Allora, per non entrare in queste discussioni, faccio, questa non guasta. Ma adesso vorrei passare a una halakha, ripeto, se devo dire tre volte è una halakha unanima, vuol dire tutti sono d'accordo di questa halakha, da sentire. Forse non accontento certe persone, però è così l'halakha. Le donne non devono andare al cimitero. Beferush è scritto nel Shulchan Aruch, di tutti i libri di Halachot, che le donne non vanno al cimitero. Io mi ricordo quando è deceduto mio padre, Zichrono Brachà, noi quattro maschi siamo andati dietro il feretro, ma la mamma e le mie due sorelle niente, lì sono rimasti sul balcone a piangere, gridare, strillare, eccetera eccetera, finché la salma è girata l'angolo della strada, sono tornati a casa. Ma dietro il feretro, come noi siamo andati, non si parla, non esisteva, non solo noi, ma tutti quanti sapevano questa halakha, lo sapevano, come sapevano che una donna non mette il tefillin. Perché non mette il tefillin? Perché la halakha dice che la donna è esente di tefillin, la donna è esente di andare al cimitero. Perché deve andare? Non lo so. Per esempio, vi vedo mia moglie Lulu, da quando sono anche a Beirut, non ha mai messo i piedi al cimitero. Anche i più vicini, più amici, amiche, eccetera, ha mancato di rispetto verso la gente che non ha mancato. Perché non ha mancato? Perché suo marito ha fatto il compito suo, ha fatto per sé, è stato il delegato della famiglia, e lei dopo un giorno, dopo due giorni, si è andata a casa dell'afflitto e ha fatto le condoglianze, finito. Possiamo dire che ha mancato di rispetto, che ha mancato al suo dovere? Non posso dire. Questa è la verità. Se c'è una halakha, perché, oppure magari non so, con Vitale Buba, ci siamo mischiati con
i goyim, abbiamo imparato da loro quello che fanno, non è giusto. Un'altra cosa più grave, io ho assistito varie volte ai funerali, dei funerali, e appena arriva la salma in macchina, arrivano la gente, le persone afflitte, corrono tutti, baci, abbracci, baci, abbracci. Ma prima di tutto, da sapere che l'Ave non si consola prima, l'Ave non è Ave, prima che non ha seppellito suo morto, non è ancora Ave. Cosa fate le condoglianze prima? Non è Ave, si fanno le condoglianze dopo la sepoltura. E poi non c'è un altro posto per baciare, abbracciare, che cimitero? Non c'è un altro posto più bello? Ma ad ogni modo, non è che non è bello. Gli italiani chiamano cimitero Camposanto. Io non dovrei imparare dagli italiani. Io so da me, dai miei libri di Torah, di Alafot, che questo posto ha certe condizioni, ha delle particolarità che devo seguire. Io vi do un piccolo esempio, poi voi concludete quello che bisogna fare. Se io vado al cimitero ben vestito, costume blu, capello, anche kippa e sopra capello e tutto quanto, niente, neanche un grano di polvere sulla mia giacca, tutto pulito, ben vestito, e ho le tzitzit, come c'è certa gente, la mette fuori. Sapete che questo qua non si può? Sapete che, come ho detto, sono brava persona, più pulita di così, più meno vestita di così, ma ho le tzitzit che sono dentro, un po' sono fuori. Non posso farlo, perché lo hai karash. È una halakha chiara che non posso fare. Allora, se diciamo una piccola particolarità di questo genere non è permessa, permesso il braccio a braccio è la fine del mondo, veramente. Allora, io tante volte ero presente e mi faceva male al cuore, era un peso tutto il tempo, tutti questi tempi, un peso sul mio cuore, ma non avevo la possibilità di dire queste due parole. Sono dure, sono, cosa posso dire, ma è la verità. Almeno se uno di voi, se qualcuno di voi segue questa halakha, dico, spero che da lui nefesh Abraham ben Miriam Ahi e te ne sa nishmatos rab solahim. Amen.